Buongiorno amici e bentornati sul mio canale. Sono ad Amsterdam, oggi voliamo a Milano con KLM e per l'occasione ho comprato un paio di upgrades che troverete sicuramente interessanti. Andiamo! Prima di iniziare questo viaggio della speranza da finta persona arricchita, diamo un'occhiata a come sono stati investiti i soldi per questa avventura. Una bella 10 euro è stata spesa per fare l'upgrade del volo economy, pagato un centinaio di euro, a business, composto a sedere in prima classe, terza fila, lato finestrino. Una sboronata! Un'altra 35 euro invece è stata investita per acquistare l'accesso alla lounge di KLM numero 25 dell'aeroporto internazionale di Amsterdam, più comunemente chiamato Schiphol. La mia avventura inizia con una bella passeggiata verso la stazione di Amstel, dove prenderemo la famosissima metropolitana di Amsterdam, che in un men che non si dica ci teletrasporterà alla stazione sud della capitale olandese. Qua facciamo un cambio tattico di binario, saliamo le scale mobili e ci indirizziamo verso la piattaforma dove ci aspetta questo bellissimo trenino con tantissime porte gialle che ci condurrà in all'incirca 10 minuti al primo stop di questa giornata, lo Schiphol Airport. Il treno si ferma, le porte si aprono, noi scendiamo dal treno, saliamo le scale mobili e bam, siamo arrivati. Tra un enorme reattore ed un carrello di ruote di un aereo, tutto rigorosamente a grandezza naturale, troviamo La Place, un ristorante con cibo di qualità sufficiente, una biglietteria dei treni, un fiorista con una mucca dipinta con i colori della bandiera olandese che fa la guardia all'ingresso del negozio, uno Starbucks, un Burger King, un Albertine, il supermercato più conosciuto nei Paesi Bassi, una macchinetta dispensatrice di cibo fresco e salutare. In poche parole, la festa per ogni bocca, vegana e vegetariana. Ed un corridoio super lungo con tanti negozi. Ad ogni modo, io non mi faccio abbindolare da tutti questi colori trappola acchiappasoldi e mi dirigo al primo piano della struttura, dove con passo veloce mi reco al Terminal 1. Lì mi aspetta il controllo della carta d'imbarco prima e i controlli di sicurezza dopo. Io che sono furbo come un volpacchiotto di primo pelo, lascio la telecamera accesa per vedere che cosa succede all'interno del metal detector. E, beh, l'unica cosa che si riesce ad intravedere sono le interferenze dei mitici raggi X che tentano di trasformare la mia GoPro in un mutante della Marvel. Giochi a parte, amici, è arrivato il momento di fare lo sborone. Ragazzi, andiamo alla lounge. Con passo deciso cammino verso le scale mobili. Ci salgo, mi guardo intorno, eccola là, l'area per la gente che fa muovere i soldi, la Lounge 25. Questa zona riservata ai viaggiatori più accaniti di KLM si trova al primo piano dell'aeroporto, esattamente di fronte al corridoio che porta a tutti i gates che iniziano con la lettera D. Ragazzi, qua si vola. La prima cosa che faccio una volta entrato è cercare un posto dove rilassarmi e rendermi conto di dove sono. La voglia di godermi questa esperienza è tanta. Per questo motivo decido di procedere subito con il test di routine più importante, la connessione internet. Come mio solito, il test lo faccio accedendo al mio profilo YouTube e cliccando play su uno degli ultimi video caricati sul mio canale. Il video parte, ma con una risoluzione molto bassa. No, non sono contento. Faccio clic sulle impostazioni per cambiare la risoluzione, clicco sul 1080p, il video parte, ma dopo qualche secondo si ferma. Non bene. Per fortuna, dopo un po' il filmato riparte e, beh, prova superata con la sufficienza. Preso dalla felicità, decido anche di rispondere ad un paio di mail urgenti prima di incominciare ad esplorare la Lounge 25. La KLM Lounge 25 è una bellissima lounge formata da diverse zone dove gli ospiti possono rilassarsi, chiacchierare, lavorare o fare una pausa rigenerante prima del loro volo. Soft drinks, acqua e frutta fresca sono sempre disponibili gratuitamente durante tutta la giornata. Colazione,
pranzo e cena vengono serviti durante gli orari designati, anch'essi inclusi gratuitamente con l'accesso alla lounge. Io sono arrivato un pochino tardi per fare colazione, ma non è un problema. Visto che non ho ancora molta fame, ma solo sete, decido di provare il caffè locale che viene dispensato da questa macchinetta qua. E poi prendo dell'acqua che, a mia sorpresa, viene servita con del ghiaccio catapultato all'interno del mio bicchiere, come se non ci fosse un domani. Contento, mi reco al bancone di fronte alla zona bar per degustare le mie bevande. Quando arrivo, noto che di fronte ai miei occhi c'è un campo di frutta fresca pronto ad essere raccolto con le mie mani. Forte! Io mi siedo, bevo un po' d'acqua, molto fresca. Sarà il ghiaccio forse. Poi bevo il caffè. Non male. Ridendo e scherzando, è arrivata l'ora di pranzo e questo vuol dire che si mangia. Prima di andare a mangiare, però, non posso non menzionare le bellissime immagini del fiume Amstel, delle sue case galleggianti e dei suoi ponti, che si trovano nell'area bar dove ho appena consumato il caffè. Bellissimo! Ad ogni modo, con un poco di fame, mi reco nella zona ristorante. Vediamo che cosa ha da offrire il menù. La scelta è molto varia: piatti freddi, verdura fresca, insalate, uova, pane prosciutto e poi tanti piatti caldi. Io mi lancio con un piatto di pasta condito con crema al tartufo, rucola fresca e pomodorino ciliegia, che mi mangerò con dell'insalata verde, un uovo e questi due cosi qui che non so come si chiamano. Proviamo la pasta. Non male. Proseguiamo con sti cosi qua senza nome, mangiabili, e finiamo con una bella forchettata di insalata. Tutto buono, sono contento. E adesso che ho la pancia piena, posso fare finalmente il birichino. Alle mie spalle, nascosta tra le piante, c'è la spillatrice. Come un vero barista, prendo un bicchiere e incomincio a versarci della buona birra color oro tutta frizzantina. Soddisfatto, mi reco verso uno dei pochi tavolini che sono ancora liberi. La lounge è piena. Qua mi siedo, mi godo la birra, lavoro un pochettino, faccio un altro test internet, questa volta dal mio computer, che va molto meglio di quello precedente, do uno sguardo a quello che sta intorno e dietro di me e... Amici, è giunto il momento di salutare la KLM Lounge 25. Fra poco si vola a Milano. Il gate di partenza dista all'incirca 5 minuti a piedi. Con passo spedito mi dirigo verso la mia prossima meta. L'esperienza nella lounge è stata magnifica. Adesso sono curioso di godermi questo volo in prima classe. Purtroppo per me, quando arrivo al gate, mi tocca tornare con i piedi per terra. Il mio boarding pass dice zona 3, non sono in business. Confuso ma fiducioso, aspetto pazientemente il mio turno. Passo i controlli, mi incammino verso l'aereo, salgo sull'aereo, metto la valigia nell'apposito compartimento, mi siedo e do subito un'occhiata agli optional che questa terza fila ha da offrire. Spazio per le gambe, tac, bracciolo che va su e giù, tac, schienale reclinabile, tac, tavolino, tac, sacchettino di cartone per ogni esigenza, tac, manuale con immagini per la sicurezza a bordo, tac, magazine di KLM con tante belle notizie e foto colorate, tac. Molto bene, il volo è pieno, il ponte che connette l'aereo al resto dell'aeroporto si allontana, l'aereo comincia a muoversi. Noi, come bravi bambini, ci mettiamo in coda aspettando il nostro turno per decollare. E voilà, si parte! In un battibaleno siamo sopra le nuvole, da qua la vista è molto carina. Purtroppo per me questo momento di gioia finisce quando KLM chiude le tende di fronte a me. È ufficiale, non sono in prima classe. La linea che mi separa dalla business area è molto sottile. Se muovo la tenda, la vedo, la posso quasi toccare, ma nulla, sono un comune mortale. Io non mi dispero però, perché KLM mi ricorda che è arrivata l'ora di mangiare. Salvietta umidificata per disinfettarmi le mani, bicchiere d'acqua, panino vegetariano. Io lo apro. Non so cosa c'è dentro, ma io decido di mangiarlo lo stesso. Primo boccone. Secondo boccone. Terzo boccone. Buono! Mi sciacquo la bocca con un po' d'acqua, chiudo il tavolino, mi rimetto la mascherina e sono pronto per godermi lo spettacolo che si trova fuori dal finestrino. C'è un motivo ben preciso per cui ho preso un posto lato finestrino.
anche se ancora lontane, si incominciano ad intravedere. Amici, là fuori ci sono le Alpi. Le maestose cime di queste montagne che guardano dall'alto il mare di nuvole che si inchina ai loro piedi. Che meraviglia! Ed io, senza parole, posso solo ammirare la loro bellezza. Questa catena che si estende verso l'infinito è il modo in cui il mio bel paese mi dà il benvenuto. Filippo, bentornato a casa. Mentre guardo il tramonto, mi accorgo che sono già iniziate le manovre d'atterraggio. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Milano. Atterriamo? Io scendo dall'aereo, mi incammino tra il labirinto di corridoi che mi portano verso l'uscita e, beh, mi rimane da fare solo una cosa. Amici, ce l'abbiamo fatta, siamo finalmente arrivati a Malpensa. È andata molto meglio di quello che pensavo. La lounge di KLM all'aeroporto internazionale di Schiphol spacca, vale il suo prezzo. Per quanto riguarda il volo di KLM, io è una KLM, una compagnia che uso spesso, soprattutto per la tratta Amsterdam-Milano, Milano-Amsterdam, quindi li conosco molto molto bene. Questo giro ho voluto fare lo sborone, ho preso un posto in terza fila pensando che fosse di prima classe, invece no, mi hanno messo dietro le tendine come i comuni mortali. Detto questo, amici, anche per questo giro è tutto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e noi ci si vede alla prossima. Ciao!